Ok, salve ragazzi, bentornati nel mio canale, quasi tutto fai da te. Ragazzi, siamo con la ripresa, la seconda parte del nostro Dyson. Il DC45 abbiamo fatto già la prima parte, questa è la seconda parte, abbiamo visto nella prima parte la procedura di smontaggio, il difetto che abbiamo trovato che non gira la spazzola davanti. Chi non l'ha visto lo consiglio di guardarlo, guardare il video. E così si rende conto dove ci siamo fermati. Niente, ok, ci siamo fermati qua sul difetto che non fa girare la spazzola davanti. Praticamente siamo arrivati fino a che questo contatto comunicava con il contatto della spazzola avanti. Sul primo video inutile portarla alla lunga. Niente, allora siamo arrivati che questi contatti comunicano con questa scheda qui. Allora, prima di procedere, sicuramente qualcuno di voi chiederà come hai fatto a smontare là. Ora vi purtroppo, ragazzi, per risparmiare tempo, e anche perché è la prima volta che apro una cosa del genere, l'ho fatto da solo, però ora vi faccio vedere la procedura per smontare il tutto. Non è troppo complicato, è semplice, però bisogna anche saperlo, così diventa ancora più semplice. Ok, niente ragazzi, voi quando questo si presenta così normalmente, con la scheda all'interno, questo è qua, questo è il contatto della batteria, e questi contatti si presentano in questo modo. Ora vi faccio vedere come stava più o meno. Ok, normalmente si presenta così, ragazzi. Allora, per smontare, niente, dovete con una cacciavite dovete infilare qui. Si vede, Vincenzo, siamo al centro. Ok, dovete infilare qui piano qua. Questa direzione dovete sollevare prima un lato poi l'altro piano piano, senza cercate di non danneggiare i fili che stanno, perché qui sotto passa sia un filo di qua e sia un altro filo di qua che poi va a comunicare con la scheda. Sollevate piano piano, in modo come viene questo guscio, così si viene il bloccaggio dei nostri contatti. Vedete questa linguetta, questa serve per bloccarlo. Niente, praticamente si inserisce così, eccolo, e si toglie così, perfetto, va bene. Per togliere poi i contatti dello spinotto della batteria qui, guardate, queste sono a click, ragazzi, mo vi avvicino piano piano, siamo al centro, Vincenzo, queste sono ad incastro, vedete, sia da un lato sia dall'altro, si vede il segno della cacciavite. Sì, sì. Ok, dovete infilare piano piano la cacciavite di qua, perché questi vengono incastrati qui dentro, questo stava incastrato così praticamente, eccolo qua. Piano piano dovete togliere prima una parte, se riuscite a togliere una parte, vedi che l'altra viene facile, perché poi una volta sganciato il primo bloccaggio si sgancia pure l'altro insieme. Ok, questi sono i bloccaggi, ragazzi. Qui sopra c'è una vite, non c'è bisogno di smontarla, perché quella mantiene il controller della batteria, questi due fili, eccolo qua, questi sono il controller dello stato della batteria, questa comunica con la scheda per vedere lo stato della batteria, è buono, no, carica o scarica e roba va. Ciao Francia. Ok, e questi qui sono i cavi d'alimentazione della batteria alla scheda madre, poi la scheda lo stesso comunica nello stesso tempo. Quello qui sono due cavi, questi sono collegati sullo stesso pin, diciamo il positivo, e questo bianco comunica con il nero che sarebbe negativo, solo che va ad alimentare la scheda piccola. Ok, allora fino qui ci siamo. Ora vi faccio vedere il difetto che ho trovato, perché non gira il motore avanti. Misuriamo insieme e ci fermiamo dove possiamo. Allora ragazzi, qui dietro questo è il contatto per l'accensione del nostro Dyson, che poi va a comunicare con questo bottone qui, eccolo qua, che sta una molla per richiamarlo, e questo praticamente che fa funzionare l'aspiratore. Questo qua, schiacciando qua, ragazzi, questo pulsantino, schiacciando qua, praticamente questo fa girare sia, comunica normalmente con la scheda e fa girare sia nostro motorino digitale che sta all'interno, sia il motore della spazzola. Ok, fino a qui ci siamo.
Allora, ora andiamo a vedere il nostro difetto, perché non gira. Poi magari attacco anche la batteria qui per far vedere a voi esattamente il difetto. Dove ci siamo? Ok. Allora, prendiamo il nostro multimetro e, come sempre, mettiamo su, spegniamo la luce che si vede poi il display del multimetro ancora poi. Ci siamo, Vincenzo, siamo al centro? Ok. Allora ragazzi, questo è il polo negativo vicino alla scheda qui, sicuramente, poi per chi lo smonta poi lo vedrà, perché se avvicino alla telecamera non si vede perché stanno scritti in troppo piccolo. Trovate, qui sta scritto BB-, praticamente è il contatto che va alla nostra spazzola avanti. Poi abbiamo il BB+, che praticamente è lo stesso, va, diciamo, il polo positivo per la spazzola avanti. Allora, se andiamo a misurare noi il nostro BB-, troviamo che lui comunica direttamente con il nostro polo negativo della batteria. Scusate ragazzi, praticamente qua problema non abbiamo, perché abbiamo la massa direttamente che va già alla nostra spazzola avanti. Il difetto ce l'abbiamo sul polo positivo. Qui si parla di polo positivo perché parliamo di corrente di tensione continua. Ok, niente, allora ecco, questo è il polo, questo come abbiamo detto negativo, e questo è il polo positivo, non comunica direttamente con la nostra, con il nostro spazzolone, perché viene comandato da questo controller. Guardate qui, questo è un controller e questo qui un convertitore, questo praticamente un convertitore DC, questo praticamente, da quello che ho capito io ragazzi, questo va ad abbassare la tensione da 22,2, se non mi sbaglio, o 0,6, non mi ricordo bene, comunque da 22 volt. Questo solo va ad abbassare fino a 16,2 volt. Perché dico questo? Perché sul motorino avanti, eccolo qua, se andiamo a vedere qui, si vede Vincenzo? Ok, eccolo qui, qua lo spazzolino avanti lavora con un voltaggio di 16,2 volt e 20 watt di assorbimento. Ok. Allora, praticamente quel convertitore DC-DC serve ad abbassare la tensione in ingresso di 24 volt, la va ad abbassare fino a 16,2. Poi praticamente lui per partire questo convertitore sicuramente prende l'ordine dal nostro controller che sta qui. Eccolo qua. Si vede al centro, Vincenzo, eccolo qua. Questo qua praticamente è il nostro controller, questo che controlla quasi tutto il sistema. Ok, chi altro sta? Questo qui ragazzi non è nient'altro, questo è un rivolgimento, infatti sta scritto vicino L1 praticamente, è quello che troviamo di solito sulle schede di alimentazione, come questo qua in questo caso, questo è lo stesso, una L, eccolo qua, questo sta scritto L4, poi sta all'altro qui L3, eccolo, stiamo al centro Vincenzo, sì, sì. L3, eccolo qua, questi sono dei rivolgimenti, questi servono solo non incidono sulla tensione, scusate ragazzi la tosse, non incidono sulla tensione, questi incidono solo per regolare il passaggio dell'amperaggio, della corrente in ampere. Loro praticamente servono a non far passare direttamente un tot ampere insieme per non bruciare il soggetto che stava dopo. Praticamente loro lo fanno passare graduato, né lo abbassano né lo, serve solo a controllarlo, a farlo passare piano piano. Questo è il loro ruolo, eccolo qua, questo praticamente alla fine il suo ruolo è lì, sulla nostra scheda. Ora vi faccio vedere che cos'è che ho trovato praticamente. Se vado a misurare, questo è il BB+1, è il polo che va alla nostra spazzola avanti, va a comunicare, infatti seguendo la pista, lo so che voi magari nella telecamera non lo vedete, però se smondate
Dyson, trovate quello che sto dicendo già, se vi capita che dovete sistemare uno. Allora, praticamente eccolo qua. Se vado a misurare da questo polo, purtroppo hanno messo la vernice e non tanto fa contatto. Allora, se devo prima verificare che c'ho contatto. Okay. Se seguiamo, andiamo a seguire la pista, andrà a finire su questo polo, eccolo qua, questo polo, il primo polo del nostro avvolgimento. Ok, ci siamo. Ok, poi se vado a misurare dal secondo polo, guardate, dal secondo polo, che è questo qua, fino qua avanti c'ho continuità. Di pazienza ragazzi, perché sono troppo piccoli questi contatti. Eccolo qua. Ok, ci siamo. Allora abbiamo continuità fra col secondo polo e con questo qua, con il polo che sta avanti. Ok, poi se andiamo a misurare qui, perché quando ho misurato qui il piedino che sta sopra del nostro rivolgimento, questo va a comunicare praticamente con il nostro ingresso della batteria 24 volt, che poi va a comunicare con il nostro, vedete qui, questo è il nostro convertitore DC-DC, eccolo qua, questo chip, vedete? Ok. Il secondo polo che sta da questo lato, eccolo qua, va a comunicare. Vincenzo, si vede? Si vede, si vede. Ragazzi, un po' di pazienza purtroppo, questi li hanno fatti così piccoli, sembra per i puffi, sta cosa qui che non serve a niente. Eccolo qua, non so se si vede. Fare in modo che devono vedere i nostri amici. Allora, ecco un polo, eppure sto usando il puntale sottile, che poi hanno usato la vernice protettiva, cioè che la deve raschiare un po' per fare il contatto. Ok, allora devo portarlo alla lunga perché sennò perdiamo un sacco di tempo. Questo polo va a comunicare con i piedini del nostro il secondo piedino, questo qua, del nostro convertitore. Da quello che ho capito io qua il sistema come funziona, questo controller dà un input al nostro convertitore qua, che lui già abbassa la tensione e la fa passare al nostro rivolgimento, poi va al motore, che poi viene filtrato e controllato per andare, per mandare tensione al nostro, alla nostra spazzola avanti. Ok, allora io ho misurato le resistenze, i condensatori qua, è tutto a posto, ci rimane solo questo qua, a me mi rimane che questo, secondo me, è questo che non parte, questo che dà problemi, sicuramente non manda più la tensione qui di 16.2. adesso attacchiamo la batteria ragazzi e andiamo a vedere con l'aiuto del nostro Vincenzo che quando schiaccio, quando parte questo motore qua su questo pin. Allora sul primo qua c'ho sempre il 24 fisso perché comunica direttamente con la batteria, come ho detto prima, lui praticamente fa da interruttore, ecco, abbassando sempre la tensione. Questo è il polo positivo della batteria che va direttamente al primo polo, questo è costante qua, questo valore rimane lì, poi interviene lui prendendo il segnale dal controller, abbassa la tensione fino a 16, poi se ce la manda al nostro BB+. Ok, ora attacchiamo la batteria, passiamo sul voltaggio continuo, attacchiamo la batteria, vi faccio vedere come sono riuscito a trovare questi valori. Allora andiamo ad attaccare la nostra batteria.
cerchiamo di fare una cosa dove si vede il tutto. Questo lo dobbiamo girare, se no è un po' così. Ok, attaccato alla batteria. Vincenzo, ci siamo, si vede? Stai al centro? Ok, vedi ragazzi, questo è il pulsante che dicevo prima per fare funzionare il nostro diesel. Ora vediamo insieme, faccio vedere dove ho trovato la tensione. Qui ormai si più sta più si diventa stretto. Si vede il display? No. Facciamo così. Si riesce a vedere i numeri? Ok. Guardate, scusate ragazzi, guardate il polo dove ho detto prima. Allora andiamo a vedere il nostro polo, questo è il polo negativo purtroppo questo contatto è troppo sensibile, come lo scratch part. Allora di qua, ecco qua abbiamo il nostro, vedete, 24 volt, si vede Vincenzo? Sì, sì. Ok, anche se lo vado a misurare, se lo vado a misurare, purtroppo ragazzi, più fino sopra sul display, okay. Però qua adesso sul nostro convertitore qua, quando schiaccio io devo trovare, qua mi devi dare pure all'altro qui. Ok, ok ragazzi, è quello il difetto. Praticamente qua mi doveva dare 16 volt. Quando vado, mi sa che se ti avvicino un po', ragazzi, vedono un po'. Abbassa così. Ok, rimane così. Purtroppo ragazzi, si vede un po' il display, sì, perfetto. Allora, quando vado a misurare qua, questo che va a comunicare con la nostra spazzola avanti, vedete questo secondo pin qua, quando schiaccio e parte il nostro Dyson, questo mi doveva dare 16 volt, perché questo poi, questo pin ragazzi, va a comunicare con il nostro rivolgimento e da qui se ne va verso il cavo, sarebbe il positivo del nostro motorino avanti, dove sta scritto il motorino della spazzola avanti, dove sta scritto BB+. Ok dai, invece fai un po' indietro perché non si... Ok, stacchiamo la batteria prima che mandiamo in corto qualche cosa. Ok, perfetto. Allora ragazzi, niente, a primo impatto è questo il difetto. Qui la possibilità sono due, però io vado di più sulla seconda. La possibilità, o il controller qui sarebbe, mi auguro di no, non manda l'input al nostro convertitore per convertire la tensione e mandarla, perché lui deve comandare il nostro motore avanti, cioè la spazzola avanti di girare, o lui che non manda l'input al nostro convertitore, o il convertitore proprio che è partito, che si è bruciato e non fa passare, non abbassa più il 24 volt, non l'abbassa a 16 volt. Allora, che cosa mi rimane? Io vi dico già, perché tra poco ci fermiamo con il video. Devo cambiare questo chip, c'è la sigla sopra, mo non si vede, devo mettere sotto la lente, questo poi lo devo ordinare ragazzi e lo cambiamo insieme, ci sarà una terza parte cambiando questo, con la speranza che è lui, non è il nostro controllo, ma io penso più lui, sono 90% è lui che è partito, cambiamolo insieme e vediamo il risultato. Allora ragazzi, non ci rimane niente che vi devo salutare, ci vediamo alla terza parte che cambiamo insieme questo e vediamo cosa teniamo, speriamo di risolvere il problema al nostro cliente, dai. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto il video, se avete delle domande lasciate scritto, io a tempo debito vi risponderò.
e alla prossima volta. Tanti saluti da parte mia, dal nostro regista Vincenzo. Ciao ragazzi. E alla prossima ragazzi. Noi andiamo a mangiare ragazzi.